Quindi, sistemando le carte, ho scoperto che c'ho una marea di doppioni. No, non ci credo. Franco, ascolta. Ciao. No, Pioppo mi ha buttato la scatola lì come a dire ti sto odiando profondamente. No, si portano anche i fumetti da cazzo. Ti porti il fumetto per giocare a carte. Maronne, sì. Potrei aver ordinato troppa roba, in effetti. Franco, non vedente. Ciao, caro. Sei sotto un albero, non sei all'interno del negozio. Possiamo finalmente sbloccare anche l'ultima espansione. Non ne abbiamo più. Abbiamo incassato 33.000 euro solo dalla vendita delle carte. Bravi figlioli. Ecco qua, questi sono i nuovi tavoli in magazzino. Vi piacciono? E mi sono completamente dimenticato di assegnare uno spazio alle ghost card. Ok, questo angolino è mio e non me lo tocca nessuno. Qui... ah, botta il culo. Ah, oh, ma guardali i piccoli stellini che ora che vi hanno fatto l'aggiornamento vi portate i tappetini, vi portate i portamazzi. Ma guardali quanto non sono carini questi. No, si portano anche i fumetti da cazzo. Ti porti il fumetto per giocare a carte. No, mettiamolo, i tappetini sono uno più bello dell'altro. E io pensavo fossero tappetini per il mouse. Invece no, sono... vuoi passarmi davanti un altro po'? Tanto che ci siamo, bravo caro. Dicevo, in realtà sono tappetini da gioco. Ma chi cazzo non lo sapeva? L'ho letteralmente appena scoperto. Signori, bentornati su TCG Card Shop Simulator. Ragazzi, sono successe cose. Morale della favola, io e l'assistente ci siamo tipo sfidati, diciamo così. Abbiamo passato oltre un'ora e mezza, forse due, a spacchettare carte come... non ci fosse un domani. E siamo riusciti a trovare un bel po' di ghost card, che dopo vi facciamo vedere. Long edita il video, abbiamo un paio di momenti strani da farvi vedere. Assistente, assistente, ma lei l'ha mai vista una carta che vale quasi 13.000 euro? È una carta fantasma. È brutta come la fame. Sì, intanto ne ho trovate due. Con questa siamo a due, assistente. 2-0 per me. Lo faccio perché ho livellato io. Sì, vabbè, non importa. Ho livellato io. Non importa niente. Guardi il valore, guardi il valore. Che spettacolo. Tocca a me. Ma cosa? Ok, sfida, va bene, sfida, sfida, sfida. Così pacchetta lei, non devo rompermi le balle io. 2 hours later. No, non ci credo. La prima. Che culo, non ci hai messo neanche tanto. La prima. Ma dai. No, è un complotto, è un complotto. La prima. Dai, ne abbiamo trovate due in un episodio. Non mi... no, non ce ne saltano fuori altre. Da... no, assistente, ha rotto le palle. Vada via. Ok, la faccio giocare ancora 20 minuti. Dai, dai, che devo continuare. A few moments later. No. È Dark. La prima Dark vale doppio. Non ci credo. Uno, due. No, non vale niente. Vale. Quella full art che ho trovato. Sì, vabbè, non importa. Sì, vabbè, full art, dai, vale 423 euro. Mi ci pulisco il culo con queste... meno non di 10 minuti, ragazzi. Non esiste, non ne voglio sapere nulla. No, no, non ci credo. Ok, siamo 2-2. No. Ne troverò un'altra durante l'episodio. Ed eccoci ritornati al presente. Ho spacchettato talmente tanta roba che ho trovato il paradiso delle full art. Sia da una parte che... aspetta, aspetta, tasto. Dicevo, dall'altra, alcune di altissimo valore. C'è un problema, figlioli, la mia vita è una stracocchio di menzogna. Quindi, sistemando le carte, ho scoperto che c'ho una marea di doppioni. Questi sono doppioni, questi sono doppioni. Te sei un rompimaroni. Questi sono doppioni, questi sono doppioni. E questi sono doppioni. Paradossalmente, questi due non sono doppioni, perché una è tutta luccicosa e l'altra è normale. Quindi praticamente devo prendere una ciascuna di queste, grazie di essermi passato davanti, e le mettiamo in vendita. Il lato positivo è che ci sto per incassare popo uno sfacello di denaro. Ne abbiamo 4.000 lì, 5.700 qua, 2.007, 4.092. E cioè, i big stipendiosi. Signore, poteva portare pazienza 2 secondi, che sto presentando episodi e tutte cose. Dai, ma con un'unica action figure devi anche venire di là, pezzente. Toh, cucati il resto e fuori dalle balle. Non so cos'altro abbiano aggiornato effettivamente. Ma siamo qui, vieni qua. E due balle. Non c'ho voglia di far salti avanti e indietro. Anzi, questo mi ricorda che, visto che siamo pieni zeppi di denaro, potrei assumere i Franco quelli finali. It's the final. Porca trota, qualcuno l'ha comprata per davvero. Franco, piripiri. Ecco qua, perfetto. Signore, leva 6.000 euro così in tasca da spendere. Ok, aspettiamo che gli ultimi vadano a farsi benedire. Ah sì, in più ci sono anche le full art che ha trovato l'assistente nello scorso episodio. Ne ha trovate un paio anche in questo episodio, ma insomma ci siamo capiti. Figlioli, siamo pieni zeppi di carte. Allora, volevo fare una cosa un po' porca, ovvero recuperare tutte le full art che attualmente abbiamo
Ecco qua, le rimettiamo all'interno del raccoglitore e quantomeno vedrò di esporre sicuramente le carte di maggior valore. Ma almeno così facendo posso vedere se abbiamo trovato altri doppioni. Cosa altamente probabile, perché sta storia è veramente... perché Satisfactory tu quella cazzo di Dicevo, perché così almeno tagliamo la testa al toro. Beh, siamo sulla sezione... ecco, dammi sul Tetramon. Dicevo, tagliamo la testa al toro una volta per tutte e riduciamo la probabilità che io abbia commesso proprio uno sfacello di errori. E tecnicamente sono anche più o meno in ordine di prezzo, anche se... il sistema di puntamento di sto cazzarola di gioco ogni tanto è una M di proporzioni bibliche. Oh, però ragazzi, pian piano ci siamo trovati una quantità discreta di full art. Ne ho trovate tante anch'io di scarso valore purtroppo, 150 euro e via dicendo. Ecco qua, quantomeno quelle di base sono a posto. Ma allora ditelo che lo fate apposta, tutto per un paio di giochini del Menga. Però sì, figlioli, abbiamo incassato praticamente 132.000 euro che nel giro di pochi secondi, ecco qua, grazie caro, scenderanno ma proprio una cifra. Non lo vuoi, non lo vuoi, vai fuori dalle balle. Pisco tutto, ma un po' mi rompo i maroni pure io. Quest'oggi abbiamo incassato quanti dindini? 18.000 euro. Ribadisco, fidatevi che stanno per scendere proprio un bel po', perché il telone deve pagare 12.000 euro di bollette, cazzarola. E... allora, volevo fare un po' una follia. Ciao ragazzi, sì, oggi licenziamo qualcuno perché abbiamo un tizio molto veloce. Sì, tassa di elaborazione 10.000 dollari. Potrei metterlo, ma neanche tanto alle casse, più che altro al rifornimento. Magari licenziamo uno di Franco, quello più lento. Stiamo parlando di lui, ovviamente, che comunque velocità di rifornimento è veloce, quindi non è che faccia una grandissima differenza da questo punto di vista. Ma voglio dire, tanto il denaro ce l'abbiamo, quindi facciamo la follia. Assumiamo il Franco non vedente, perché chiaramente non vedente in realtà. Lui, vabbè, insomma, non so come cazzo la funzioni. Ah, te sei l'ultimo che abbiamo assunto. Franco, ascolta. Ciao. Non, Pioppo mi ha buttato la scatola lì come a dire ti sto odiando profondamente. Grazie Franco, comunque saluti a casa. So che c'aveva moglie e 86 figli, sono cose che capitano. Questo dove cazzarola sta? A proposito, allora aspettiamo che arrivi anche il Franco non vedente. Vabbè, arriverà prima o poi, non è che c'ho tutto il giorno da perdere. Ho installato una specifica mod che mi semplificherà la vita. Quella che mi dice quante scatole di ogni singolo prodotto sono presenti a magazzino. Così ogni volta non devo tirare porchi. Vedete, in questo caso ce ne sono 4 di qui, 0 di qua. Quindi possiamo velocemente ordinare il tutto. Queste qua stanno finendo. In verità questa era una mod di cui avevo carnalmente bisogno, per un discorso molto ma molto semplice, ovvero il telone faceva confusione con tanti di quei prodotti che lascia stare che è meglio. Ok, tante scatole le dovevo anche ricomprare, perché io e l'assistente ci siamo completamente concentrati sullo spacchettare, che abbiamo completamente e bellamente ignorato il gioco per tanto di quel tempo, che lascia stare che è meglio. Ok, e qui abbiamo altri 7.600 dollari, ma in verità forse adesso la smetterò di ordinare i prodotti sbagliati, perché non capivo mai chi fosse chi. Beh, prendine due che magari le confezioni sono grandi. Ne avevo le balle piene, figlioli, che voi non ci avete veramente idea. Oh, ora i tappetini del mouse, non più di due, Lonino, che sono scatole grosse, li riconosci al volo. Non so perché lo sviluppatore non ha già inserito questa funzionalità all'interno del gioco stesso. Ok, il resto siamo a posto. I libri neanche li tocco per adesso. Vai, altri 1.800 euro di ordine. E la stessa cosa vale anche per le action figure. Vedete, le stelline erano finite. Prendi una scatola extra, perché ho visto che in effetti ci stanno andando via come l'acqua praticamente. Un'altra di queste. E abbiamo finito i pupazzetti. Uno di questi, che poi non ho capito se sono scatole o singoli prodotti. Morale della favola, non è un problema mio. Oh maronne, sì, potrei aver ordinato troppa roba in effetti. Franco non vedente, ciao caro, sei sotto un albero, non sei all'interno del negozio. Vammi a rifornire il tutto. E anche più... è più veloce a camminare. Aspetta, questa la voglio vedere. Guardatelo, sta camminando velocemente. È la prima volta che vedo un Franco camminare velocemente. Meraviglioso, figlioli, meraviglioso. Ok, nel frattempo direi di avviare la Jurnad, così non perdiamo tempo. Devo rifornire rapidamente. Volevo anche riorganizzare un po' il tutto, detto... no, non questo, detto tra noi. Perché sì, questi si riempiranno alla velocità della luce. Dato che non ho piazzato effettivamente tutte, ma proprio tutte le full art. Vedete, abbiamo esaurito lo spazio, dannazione. Come...
come la risolviamo? O compriamo un'altra vetrinetta a sto punto? In fin dei conti, il denaro non è un problema. Facciamo le cose per bene. Prendimi 3 vetrinette. Lonino, stai per spendere 15.000 euro. Ma che me frega a me? E allora facciamo così, togliamo i giochi da tavolo. Ragazzi, siete tutti in mezzo ai maroni, non riesco neanche a muovermi. Ma porca la miseria. Allora, toglimi anche tutti questi stand che ce li ho in mezzo al ci siamo capiti. Il coso delle bombolette. Poi gli troviamo una location più adatta. Oh mio Dio, l'armadietto delle bombolette era completamente vuoto. Anzi, in verità, questo lo puoi tranquillamente rivendere. Sì, dobbiamo ricomprare bombolette. No, sono tutte finite, no. Presto, 5 scatole. Almeno 5 scatole, in verità, non basteranno. Dove sono le bombolette? Che casino. No, no, non queste, le ho viste per un secondo? Sì, sono loro, perfetto. Direi, visto che avevamo uno spazio vuoto qua dei giochi da tavolo, levatevi barboni, di piazzare qua sopra, sì da una parte che dall'altra, le suddette bombolette. Marò, nel negozio è mezzo sfornito. Cerchiamo di spostare gli stand dei tappetini il più vicino possibile alla porta del magazzino. Così posso spostare la sezione levatevi barboni, quella dei giochi da tavolo. Allora aspetta, facciamo le cose per bene così. No, no, sto spostando i cosi, non rompiti mai le balle. Sapevo io che non ci stava. Perché non ci stai? Sì che ci... No, devi agganciarti a quello, bravo. E tu ti agganci a quell'altro. Ok, come per magia mi accorgo che mancano anche i giochi da tavolo. Che tu palle sti giochi da tavolo. Ma chi se li caga? Che ho comprato troppa roba. Non importa, va bene così. Non ce la faranno mai, Franco, è un dato di fatto. Potremmo anche sostituire il franchino del cepu, eh. Se proprio mi girano le balle. O insomma, chi di voi due è il franco più lento? Allora, datemi mezzo secondo, che a sto punto metto anche in vendita un po' di carte. Volevo dire di maggior valore, ma non è che valgano più di tanto. Oh, se sono comprati tutto. Aspettate, figlioli, che poi mi si incazza male la gente. Aspetta, quanto? Mi si incazza male la gente. Non troppo? Non troppo, perché poi comincio a dire: ma in questo negozio di carte avete magari anche delle carte? Oh, 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 oh. Spezzerei le braccine. Maronne, ho quante full art da riordinare, porca la miseria. Non sembra, ma abbiamo spacchettato, non lo so, probabilmente. L'ultima no. Vabbè, non importa. Dicevo, avremmo spacchettato 30-40 mila euro di pacchetti. Di tutto abbiamo spacchettato. Questa rimettila via. E per adesso queste in realtà andavano sull'altro stand, Lonino. Lo so, ormai la micchiata l'ho fatta. Peraltro valgono tantissimo. Guardate che cazzarola di cifroni. E vabbè. Beh, queste cose non mi piacciono proprio per nulla. Abbiamo lo stand dei ricconi. Mettiamole sullo stand dei ricconi. E se no, perché cazzo l'ho pagato 8 miliardi di euro? A posto. Ad ogni modo, lascerei qua esposte davanti appena entri le full art, quelle del destino, che valgono decisamente molto di più. Mentre invece, beh, devi attaccati dietro, bravo. Le full art del Tetramon Standard le sniacchiamo invece da quest'altro lato. Allora aspettate che svuotiamo un po' tutta la zona CII. No, ti devi agganciare. Bravo, circostante. Questo a sto punto me lo metti qui. E l'ultimo me lo sgnacchi invece di qua. Ora vediamo anche di riprenderci tutte le full art del destino. Gioco, allora, non c'è un tasto per abbassarsi. Porca di quelli per porca. Sono davanti all'entrata con i clienti che mi stanno facendo salire il nervoso, che voi non ci avete idea. Qui non abbiamo neanche un doppione. Oh, ogni tanto le buone notizie. Ok, ho capito che devo mettermi a una certa distanza. Io appunto sul quadratino, vedete, nessuno è disponibile. Commetti? Non so perché il sistema di puntamento di sto gioco è stato sviluppato da un babbuino, molto probabilmente. E dove cazzo erano le soffitte tutte le full art? Come ho detto, purtroppo ne avevamo un sacco. Eccolo là che c'è un doppione, aspettate un secondo. Dicevo, un sacco che non valevano una ciola di niente. Quindi no, una me la ferri e la metti in vendita. Meglio che niente. Nessun doppione sarà tollerato, porca miseria. Dobbiamo porre fine a questo gomblotto dei doppioni una volta per tutte. Guarda, tutte che valgono una ciola di niente. Ok, questa so di doverla rivendere a questo punto. In parole povere, siamo stati molto più fortunati con il Tetramon, quello standard. Ecco qua. C'è ancora roba? Vi prego, ditemi di no. Ma che domande, Lonino. Ovvio che ce ne sono altre. Alcune potreste non averle viste. In effetti, però guarda che ripulisti che abbiamo fatto. Porca miseria. Anche questo è un doppione. Perfetto. Oh, siamo partiti da nulla e ne abbiamo raccolte una marea. Qui ce n'è un'altra. Facciamo che basta. Anche questa non l'avete vista. Certo, una full art che vale 58 euro ti fa salire il porco supremo. Però almeno la prima vetrinetta
l'abbiamo riempita. A posto? No. Oh, cazzarola. Momento imbarazzante. Aspetta, ma queste sono quelle del destino? Sì. Ecco dove erano finite le full art di valore. E mi sembrava stra... Ok, ragazzi, ho detto una cazzata. Ero solamente un po' più avanti con la schermata. Mi ero completamente dimenticato. E infatti non mi tornavano i conti. Ma siccome avevo paura di aver detto minchiate per quanto riguarda i doppioni... Beh, questo era un doppione? Cazzarola, questo era un doppione? Non ci avevo fatto caso? Quindi abbiamo un doppione da 3600 euro. Bene, molto, molto bene. Ok, da questo punto in poi non ce ne sono più. Però questa la possiamo... Ti vuoi spostare, barbone? Completamente rivendere per altri 4000. Cioè, mi sono rifatto di tutte le spese, figlioli. Allora, datemi mezzo secondo che a sto punto vediamo di sbloccare le licenze mancanti. Come ad esempio il volume 9. 10.000 euro, cosa vuoi che sia? Solite tre scatole, lì. C'è solo un piccolo problema. Come cazzarola fai a trovarli adesso in mezzo a sto casino? Direi che sono questi. Che bucio, incredible. Però io ho sotto un nuovo franco perché mi aspettavo delle prestazioni migliori. E invece... vabbè, facciamo finta di nulla che è meglio. Almeno ho sistemato il negozio, Lonino. Non te lamenta. Stanno cambiando di prezzo. Mi sa che mano a mano che andiamo avanti probabilmente valgono di più. 50 e passa euro per un fumetto. Mi sembra un po' costosetto, ragazzi, le luci. Cattrotta, non potevo scaricare la mod per accendere manualmente le luci? Non sarebbe stata un'idea poi così tanto stupida. Allora, volume 9 lo dobbiamo mettere qua. E... ah, tanto che ci siamo, possiamo finalmente sbloccare anche l'ultima espansione. Non ne abbiamo più, le abbiamo completamente finite. Quindi a sto punto No, Lino, le cose per bene. Ah già, devo ancora svuotare la zona qua dentro. Dicevo, questo lo sgnacchi qui. E se ho fatto tutto correttamente, questo... Nonno, come non c'entra? Oh, ma dai... Odio la razza umana. Lo sviluppatore avrebbe anche dovuto mettere un tasto. Ma veramente? Ma mi sono spostato di chilometri! Per poter disattivare la modalità quella di aggancio. Se non c'entri adesso faccio un alt F4 supremo. Ok, a posto. Sì, lo so, siete un po' strettini lì, ma... sono cavolacci vuoti, non ne voglio sapere nulla. Oh mio Dio, lo possiamo fare? Abbiamo lo spazio? Sì, il mio armadietto per i deodoranti lo posso sgnaccare direttamente. Oh mio Dio, è la cosa più comoda della vita. Cioè, voi non vi rendete conto, figlioli? Dimmi che ci sono ancora un po' di deodoranti. Ma no, ovviamente ve li siete già portati via, quelli bastardi. Ok, l'ultima vetrinetta, per adesso non so dove metterla. Pertanto, ignoriamo il problema e mi rifornisco questo. Allora la scatola lascia... Oddio, a sto punto la scatola non è poi così indispensabile, visto che siamo a un metro di distanza. Ok, come potete notare abbiamo i tavoli belli pienotti ancora una volta. Ma che carini, no, davvero sti cosi del... no, del mouse. Ormai non sono tappetini del mouse, Lonino. Guarda, ti hanno anche lasciato una... Sapete l'assistente cosa faceva? Si prendeva le scatole e faceva... Oppala lei! Sì, sì, mi ha spacchettato decine di migliaia di euro di carte. Che lascia stare, che è meglio, non c'ho voglia di arrabbiarmi. Ah, che sfiga, non ho trovato praticamente nulla. Sì, qualche carta nuova, ma... oh, la maggior parte delle carte rare io le ho recuperate da questi e questi altri mazzi. Mi hanno portato di quei bucidi, ci siamo capiti, che lascia stare, che è meglio. Oh, le 9 di sera? No, no, non sta a fare il bastardo che devo spacchettare le mie carte. No, se n'è andato anche l'altro franco. Vabbè, oh, i clienti aspetteranno? Sento il profumo di una bella full art da 4000 euro dietro l'angolo, disse Lonino spacchettando carte di merda. Ma vabbè, dettagli. Oh, una carta nuova. Ancora ci sono carte nuove per davvero. Dai, La sa, signore, portate pazienza 10 secondi e sono subito da voi. Qualcuno aveva voglia di spendere soldi, dicevo. Ci stiamo sfidando a chi troverà per primo una carta molto speciale, ovvero... aspetta, forse posso farvela vedere dalle TCG, vediamo un po' se la trovo, Ah, eccolo qua, è l'ultimo che è stato aggiunto, ovvero il Terra Dracon. Non te la fa vedere? Speravo che cliccando ti facesse un'anteprima. In realtà, se notate bene, non è che valga più di tanto, ci pulisci il culo con quello che incassiamo giornalmente. Ma è salita la sfida così a random e ormai devo per forza partecipare. Marò, tutti che dovete fare ordini adesso! Marca la miseria. Metti clienti, rompi balle e vai a casa. Avrai qualcuno che ti aspetta, non lo so, un cane, un gatto, una fidanzata immaginaria virtuale sul computer. E che cazzo non ne so pure io, però. Ecco qua, questo dovrebbe essere l'ultimo cliente, vero? Siete tutti a casa. No, io non resto qua per voi due, porcheri quelli per porca. Forza, tornatevene a casa. 131 clienti, figlioli. Abbiamo incassato 33.000 euro solo dalla vendita delle carte. E nonostante tutto, siamo in perdita. Eh beh, scusa, Lonino, non so cosa ti aspettassi effettivamente.
Ah, vedete che ci chita un meno 500 euro appena cominciamo la giornata? Pertanto, sì, il torneo me lo devo pagare di tasca mia. Presumo che ancora non abbiamo sbloccato l'ultimo. No, siamo appena a 4.000 giocatori. Vabbè, confermo l'evento. Va da sé che non lo devo riconfermare ogni giorno, ma solo una volta. Franchini, avete liberato la maggior parte della zona circostante. Bravi, sono proprio tanto fiero di voi. Abbiamo venduto quasi tutto tranne questa carta di alto valore. Aspetta, fatemi controllare il prezzo. 2253. È scesa, ecco perché i clienti rompevano le balle. Allora, dovremmo essere virtualmente a posto, quindi possiamo anche aprire il negozio. Fatemi piazzare casomai... Oh, cazzarola, ecco qua il resto delle full art. Dato in mezzo secondo, siamo sul Tetramon Standard. Aspettate che controllo, perché c'ho un cago incredibile, come dicevo, di beccare i doppioni. Allora, questi li mettiamo nella nuova vetrinetta. Ok, devo solo controllare quando trovo un nuovo full art che dica nuovo direttamente sopra. Però sì, potete vedere che ormai siamo arrivati alle carte scrause. Tuttavia, come ben sapete, dobbiamo evitare che i clienti si lamentino che non servono carte nel negozio di carte. Ecco qua, clienti serviti, basta tornare poi nel destino, dove è pieno zeppo di carte di alto valore, ma il telone le deve prezzare ed è un bambino ozioso, quindi... Sì, c'è sempre quel cazzarola di problema. E sì, ho visto la mod che ti cambia i prezzi in automatico. Ero tentato, ma voglio dire, ormai mi sono affezionato a tirar porchi come non ci fosse un domani. No, signore, scusi, si può levare dalle balle? Grazie, molto gentile. Ecco qui, c'è altro? 2 da 900 euro, marotta, ragazzi. Immaginate davvero che giro d'affari non ci deve essere su sto cocchio di settore. Santa evasione fiscale, lascia stare che è meglio. Ecco qua. E... no, queste sono tutte a posto perché era un doppione. Ok, ribadisco, gli affari vanno comunque genericamente molto bene. Tanto che posso pagarmi subito le bollette. Sì, ormai abbiamo 3.470 euro di bollette al giorno. Sì, vabbè, affitto e teste di minchia che costano un occhio della testa. Allora, ritornando a noi, possiamo forse sbloccare... Ok, non mi dire che sono evoluzione della stella. Sì, è la quarta evoluzione della stella. Ti sto odiando profondamente. E altri 10.000 euro. In realtà non costano un cocchio di niente. Ed essendo la trasformazione finale, occupano anche un sacco di spazio. Oh oh, 1, 2, 3. E direi che l'unica cosa che possiamo fare è metterli qua sotto. Eh già. Aspetta un secondo che li prezziamo. Wow, 94 euro di profitto ci guadagniamo. Meraviglioso. Ah, ecco qua, non trovavo le altre. E vediamo un po' se abbiamo ancora spazio, perché abbiamo stella e stella, perfetto. Ho visto uno zero e... no, c'è più di uno zero. Oh, maronne, ci sono tanti zeri. Già, dobbiamo riordinare la maggior parte. Beh, queste sono scatole grandi, non me lo ricordo. Mi pare che siano scatole medie. Sono i vuoti di memoria perché sono stupido. Beh, ma mi sembrava che... ah, mancavano le scatole standard. È vero. Ok, 8, 12. So dai numeri pure io, figlioli. Ti minchia di giochi da tavolo. Aspetta, tu vai qui e tu vai qua. Ma non potevi aspettare 10 secondi che l'ho appena rifornito? I bastardi, ma facciamo finta di nulla che è meglio. Ok, abbiamo ancora 109.000 euro. Quindi mettere in vita queste carte si comincia a sembrare virtualmente quasi inutile. Voglio essere proprio una cifra onesto con voi, figlioli. E queste le rimetti dentro a sto punto. Questa è la sezione delle carte raffinate. Ok, se ho 5 secondi di pace e tranquillità... Scusa, ma ho fatto un errore io in passato? No, c'era uno stand vuoto. Sì, insomma, una parte dello stand vuota. Ah, Lonino, questi errori ancora mi fai? Dicevo, io mi metto in un angolino. Qua in parte al mio ghost card. E vi sarò tutti felici e contenti. Wow, di solito mi portate molto più culo. Carte rosse, avanti. Oh, ok, ma è un art da 164. Ok, meglio che nulla. Gioco dice che è nuova, ok? Almeno questo, magra consolazione. E le altre sono tutte molto normali. Qualcuna di valore maggiore. Ma per il resto... ah, dai, poteva andare molto peggio. Una full art, comunque l'abbiamo trovata. Cioè, ci sono interi episodi, figlioli, in cui il telone non ha trovato una ciola di niente. È probabile che con gli ultimi aggiornamenti abbiano un po' sistemato, fissato, aumentato le probabilità. Oh, cazzarola, ho così riempito anche l'altra vetrinetta. E stavolta sappiamo, con certezza aggiungerei, che non ci sono doppioni. Non rompete le balle coi prezzi, non me ne frega niente. Se volete comprare, comprate, se no vi attaccate al... ci siamo capiti. Dai, ho capito i ding. Oh, ok, un'altra full art, perfetto. Ma questa mi sa che... in realtà l'ho già vista. Non può essere nuova, l'ho già vista. Secondo me il gioco è stupido. Ah, sapete cosa accade? Credo di aver capito. Se non ce l'hai più nel mazzo... vabbè, ma che buccio di culo.
Dicevo, se non ce l'hai più nel mazzo, molto probabilmente... Sì, nel mazzo, scusate, nel raccoglitore, per lui diventa una carta nuova. No, non è questo il Terra Dragon Dai, ho capito, bella l'edizione oro, però non vale niente, uffa. È finito. Sì, come ho detto, queste rosse e quelle rosse hanno la probabilità più alta. Allora, fatemi controllare, perché adesso mi sale il complotto internazionale, figlioli. Allora, è un fiore verdino delle carte standard che io so di aver già visto. Ciao caro, ah, il franco non vedente. E no, forse era di qui, perciò molto probabilmente siamo a posto. Vabbè, meglio così se ci sono ancora doppioni. Vi giuro che mi incazzo come una iena, perché mo basta veramente però. Ah, aspetta, c'era anche questa. Scusi, signore, non mi ero accorto. Vediamo un po'. Ce n'è una lì. Però quella è luccicosa e questa invece è standard, quindi tecnicamente non è la stessa carta. Ok, c'è anche quello da tenere in considerazione. Senti, mi spacchetto un po' di queste, vediamo un po'. Oh, una Nimbus Strike da 24 euro, meglio che nulla. Dovrei andare a ricontrollare davvero le vecchie carte, chissà quante ne abbiamo. No, dopo voglio fare una prova, le metto in ordine di numero, ma mi pare, anzi, di numero di doppioni, non so se sia possibile. Ancora carte nuove, come, dove, quando e perché... No, vi giuro, è assurda sta storia. Un giga basta 136 euro. Bene, Infernog, sempre nuove. Vi faccio ridere, mentre preparavo l'episodio ero talmente concentrato sullo spacchettare le carte che non mi sono accorto che erano tipo le 8 di sera. I clienti erano nel negozio, era buio da far schifo e io non avevo acceso la luce. Cioè era buio pesto, non quanto all'Onad. Cioè all'Onad la situazione degenerava molto in fretta, onestamente. Ma insomma ci siamo capiti. Ok, ragazzuoli, vi vedo complessivamente tutti tranquilli. Perché ci sono scatole mancanti? Cici, non è che non state scaricando tutta roba del magazzino. Peraltro adesso il magazzino in realtà è anche troppo spazioso. Potremmo riutilizzare questo spazio. No, lo faresti veramente, Rolino? Io lo farei. Cioè, io che sono un pochettino pavco, lo farei. Ah, non ci sta la roba, aspetta, sì, ci sta. Toglimi gli scatoloni, ovvero rispostiamo in maniera sufficientemente ordinata tutti gli stand del magazzino. Questo può andare tranquillamente qua, non dà fastidio a nessuno. Questo me lo puoi togliere dai maroni, perché tanto ormai non sto a perdere più tempo. Allora, io dico che possiamo farlo in teoria. Mettiamo i tavoli direttamente qua. Sì, lo so, sono una persona orribile, ma tanto vale sfruttare lo spazio a sto punto. Scusate, vediamo un po'. Per starci ci stanno. Ok, lasciamo un po' di spazio qua all'entrata. Ok. Sì, la porta qui è un pochettino in mezzo alle non mi spingete in mezzo alle balle. Ma molto probabilmente almeno tre tavoli io qua ce li faccio stare. E tre tavoli vuol dire che vi potete spostare. Grazie, dovevi proprio passare da di lì. No, ci stai, lo so che ci stai. Vuol dire che un casino di gente in più sarà disposta a darmi i loro sudati risparmi per giocare i nostri tavoli. Certo, è un magazzino tecnicamente, ma... vabbè, insomma, finché i clienti sono contenti. Devo vedere se... stanno venendo? Venite, venite a giocare, bravi figlioli. Ecco qua, questi sono i nuovi tavoli in magazzino. Vi piacciono? Vero? Vero? State facendo? Sì, sì, ma non potevate sedervi assieme? Cioè, uno da una parte e uno da... Non so neanche perché ci provo a discutere con i clienti. Come dico sempre io, sono una battaglia persa. Cazzarola, ora mi sale l'ansia da... Non so se sei un doppione... no, perché quella è luccicosa e quella che ho trovato io qui invece no. Ah, e mi sono completamente dimenticato di assegnare uno spazio alle ghost card. Ecco qui, quella più scuretta la mettiamo invece sotto. Sezione distaccata allo stato attuale. Ah, mamma mia ragazzi, ho che fatica per trovarle. Mo per una buona volta abbiamo tirato decisamente molti meno porchi. Come fanno a esserci carte nuove? Davvero? Non dico, davvero? Dai, una piccola full art così molto amichevole. Vi visto? Carta nuova. Carta nuova, incredible. Dopo tutto... ok, ma questa ce l'abbiamo. L'ho già vista, non sta a dirmi che è nuova perché ti... Non ci credo che è nuova. L'ho vista un sacco di volte, a meno che... Ah, tecnicamente anche questa non è luccicosa. Sì, perché di questa avevo anche un doppione da qualche parte. Oh, che casino. Ok, i franco sono andati a casa, ovviamente. I ragazzuoli stanno ancora giocando qui. Ottimo. Però sì, il nego... Orca miseria. Ah, oh, sti cazzarola di giochi da tavolo. Comprare quattro scatole. Anche questi sono finiti tutti. Ma... Da quando comprano i giochi da tavolo? Fino adesso li hanno bellamente ignorati. Ah, scusi signore, non l'avevo vista. Porti pazienza. Ecco qui, mi dia il suo vile denaro. A posto.
E vabbè, aspettiamo gli ultimi clienti e intanto mi spacchetto altre carte. Visto che continuano a comparire delle carte nuove non si sa da dove, cogliamo la palla al balzo e vi sarò tutti felici e contenti. Ecco, ora che l'ho detto, ovviamente non compare mezza carta nuova neanche a pagarla. Anzi, sono tutte carte di scarsissimo valore. Gomblotterrimo. Ah wow, sei il primo ding che sento da quando ho iniziato a spacchettare, no, vi giuro. Wow, secondo ding. Ok, meglio che nulla. Però sì, la poracitudine di tua nonna in carriola. Grazie Chiara, perfetto. E voilà, ho dato un centesimo extra di resto, ottimo. Ribadisco, signora, dovrebbe provare a prendere due numeri differenti? Oddio mio, o sarà una di quelle che uno lo tengo per leggerlo e l'altro lo tengo da parte perché crescerà di valore in futuro? Ok, no 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 no, andate tutti a casa e non rompete i maroni. E anche oggi 4.000 euro solo dal gioco non d'azzardo. Oh, però sempre guadagno delle carte 9.000 e passa. Mamma mia ragazzi, ho pian pianino. Che spettacolo, altri 500 euro che finiscono nel dimenticatoio. Ormai paghiamo. Ah, ma c'è il tasto paga tutto. Non so perché continuo a pagare singolarmente. Forza, forza, forza. Chi dorme non deruba i clienti. Apriamo nuovamente il negozio, bravi ragazzuoli. Franchino, io sarei tentato di... no, di denunciarti, di licenziarti. Denunciarlo mi pareva un attimino eccessivo, Poi voglio dire, mi si è diplomato al CEPU, quindi questo è un ragazzo preparato. Porca miseria, ti faccio vedere io le grandi scuole. Ok, queste le abbiamo messe via. Controllino prezzi. Tac. Ah, ho scoperto, vi posso confermare che se una carta ha il punto esclamativo, loro non la comprano. Ok, da suo punto di vista almeno il gioco è programmato bene. Oh, ragazzi, mi consolo, perché mi ha fatto tirare tanti di quei porchi. Ero già talmente preoccupato io. Ok, questo angolino è mio e non me lo tocca nessuno. Qui... ah, botta di culo. Ma mi sembra che tu continui a dire nuovo. Però sì, ammetto, questa non è luccicosa, quindi potrebbe anche esserlo in effetti. La signora mi ha messo tipo la lingua in bocca, ma vabbè, dettagli. No, niente di troppo interessante. Prima carta super sculata. Le altre tutte abbastanza normali. Sì, nulla di nuovo, finali, nulla di nuovo. Oh mio Dio, si può fare. Ne abbiamo 130. 137. Ma che numeri. Wow. Oh mio Dio. No, vabbè, non se può. Non se può, ragazzi. Guarda, prendimi una dozzina di queste e le mettiamo tutte in vendita. Un po' di qua e un po' di là, ottimo, sono anche già apprezzate. Cosa vuoi di più dalla vita? Non sono molto apprezzate, questo è poco ma sicuro. E mettiamo in vendita anche le altre. Quando aggiungeranno la possibilità di giocare effettivamente noi stessi a Tetramon, fidatevi che parto direttamente con le ghost card e faccio il culo a tutti i ragazzini che arrivano qua a fare i fighettoni. Te lo faccio vedere io. Chi è quello con 86 miliardi di euro di carte di altissimo valore? Ok, là è ancora tutto intoccato praticamente. Sti bastardi, comprate le mie maledettissime carte. Ecco qui, queste sono carte di ottimo valore peraltro, ma purtroppo le dobbiamo mettere qui. Olè. Allora, vediamo un po', io ho ancora un po' di licenze da sbloccare. Ah, 12.000 euro per la licenza del libro numero 10. A questo punto cogliamo la palla al balzo, perfetto. E i cazzarola di tappetini li abbiamo comprati tutti. Per adesso sì, dobbiamo arrivare al livello 68 per sbloccare la licenza successiva. E anche le action figure dovremmo averle... ma tipo pop una cifra tutte per... no, no, queste sono le carte, ma dove... Nino, hai pagato? Fidati. Fidati proprio una cifra. Posto volume 10 vuol dire che dobbiamo andare un po' più di lato, ovvero qua. Vorrei poter vedere effettivamente quanto guadagniamo per ogni tipologia di merce. Sarebbe una statistica molto ma molto interessante. Perfetto, questo costa 52 euro. Ben fumetto. Sante truffa ai danni del prossimo. Questi li abbiamo messi in punizione in magazzino praticamente. Allora, i fumetti ora sono qui. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, il magazzino è un po' più rifornito rispetto a prima, soprattutto grazie alla mod che mi ha permesso di risparmiare un sacco di porchi e fatica. Basta guardare il numerino. Peccato che non funziona la parte di mod che ti dovrebbe raccogliere le informazioni anche dagli stand del negozio. Ma va bene così, è già qualcosa. Voglio dire, nella maggior parte dei casi, se è vuoto il magazzino, anche solo riacquistando la merce risolverai direttamente il problema. Perfetto, riacquistiamo un po' di scatole. Vedete, questi esempi li abbiamo finiti. E in questo caso so che posso andare di 4 scatole. Ehi là, anche queste sono praticamente finite. E poi ti accorgi che in realtà le hanno buttate sul pavimento. Non avete idea di quante volte succeda? E mangaz proprio mal. Anche queste finite tutte. Santi nuovi Franco. Quanto sto per spendere?
mi sa un capitale, 5600 euro. E se torniamo là fuori, è di nuovo il paradiso dello scatolone. Perché era aperto questo? Chi è che apre gli scatoloni? Allora, ottimo, la situazione è sotto controllo. Mi spacchetto, ma sì, i rari del destino. Cambiamo un attimino, giusto per non aprire sempre le stesse carte. Si sa mai che trovo subito Pam Fullard. No, ci ho provato. Hai visto mai il bucio di culo, incredible? Che poi neanche a farla apposta, la ghost che ho trovato io, non mi ricordo se l'ho detto, l'ho trovata nel secondo pacchetto. Ne ho aperto il primo, niente di interessante. Il secondo, pam, ghost card. Anche qua due carte nuove, si vede che in realtà di questi non ne ho aperti più di tanti in fin dei conti. Come ho detto, mi sono concentrato sui leggendari e gli altri sono, vabbè, insomma, i rossi e viola per intenderci. Ciao caro, ti puoi levare delle balle? Devo polpeggiare... Le scatole non le tocco, sono mica scemo. Io tocco solo le carte direttamente. No, no, ormai apro solo i rossi e tanti saluti. Chi me lo fa fare? Almeno qua trovo roba che arriva anche sui 70 euro. Vedete, 58 euro di droidi, 22 euro di Gignite. E sì, ormai trovare carte nuove qui è abbastanza improbabile. Però quasi sempre dingano. Quasi sempre dingano, figlioli. Qualcuno può accendere la luce, scusate. Sono un pochettino impegnato. E mi sa che era l'ultimo. Già. Purtroppo era l'ultimo. Che poi devo ancora capire come stiamo illuminando la zona, visto che qua le luci non sono mai state montate. Però i nostri faretti sono così potenti che distribuiscono equamente la luce. Ah, siamo troppo avanti, figlioli. Siamo troppo avanti. E due nuove. Di nuovo, ho aperto i mazzi rari così a random. E i buci di Chiurlo. E dai, non me ne frega di quello. Voglio la roba buona. In effetti la prima carta non l'ho mai vista. E come per magia l'ho già ritrovata tre volte. Ma... sì, sì, devono aver aggiunto delle carte nel frattempo, da quando ho smesso di aprire i pacchetti di qualità inferiore. Anche qua, altre due nuove, però sempre scarso valore. Dai, dammi una bella... Oh, sto per dire, dammi una bella full art. Ha funzionato per 105 euro. Ma che dupal. Ok, questo pacchetto è stato fantastico. Gioco dice che è una full art nuova. Ma oggigiorno ti puoi veramente fidare di Gioco? Bella domanda. Dai, Ciccio, è l'ultima? Madonna, che schifo. Lascia stare, che meglio non inte. Incazzando. Vediamo un po' se abbiamo ancora dello spazio là sotto. No, questa l'abbiamo, ne sono proprio una cifra convinto. Ma signora, per favore, tutto per farsi inquadrare. Perché non la vedo? Io questa ne ho trovate parecchie. Sì, probabilmente sarà fra le Tetramon standard, quasi sicuramente. Eccola qua, sì, era una Tetramon standard l'altra. Ok, quindi sappiamo automaticamente che non era un doppion. Dai, roba di più valore. Ho capito che ne ho appena trovata una da 81. Come sto sotto? Bella questa, è normalissima. È una versione X, peraltro, da 2125 euro. Perfetto. Tutte che suonano. Cos'era sto pacchetto? Decisamente niente male. Dai, fammi trovare la carta di quel cazzarola di drago. Te lo chiedo in ginocchio. No, niente dragoni per quest'oggi, ci dobbiamo accontentare. Ok, i ragazzuoli sono ancora lì, pertanto se non scompaiono nei prossimi minuti... abbiamo liberato un po' di spazio. Abbiamo venduto cose buone. Perfetto, questa non l'abbiamo mai vista. Fatemi ricontrollare i prezzi di questa, che sennò... era sceso leggermente, ma per il resto nulla di intrigante. Niente, anche le carte del destino purtroppo... pian pianino si stanno svalutando. Vediamo un po'. No, questa era nuova. Vaiero. Ma come giga... Ah, in versione oro non l'ho mai trovata probabilmente. Cazzarola, prima o poi ti trovo Terra Dracon livello 1000.000, uber raro e tutte cose. Ecco qua. Aspetta, leva di caro. Aspetta, forse quella... il Terra Dracon di cui parlavo io era del destino quello che vale di più. Io ho guardato quello normale. Aspetta un attimo che ricontrollo meglio sul cellulare. No, ero già sul destino. Ok, quindi avevo controllato correttamente il valore delle carte. Sì, era 4003. Non penso neanche ci sia sulla base del Tetramon. Fatemi controllare. Sì, c'è anche qua e il valore è più o meno uguale. Non c'è una grandissima differenza. E niente, per un secondo ci avevo sperato. Salve, sono il trone del giorno dopo. Stavo... eccolo lì, ce n'è un'altra. Stavo ricontrollando. Ed effettivamente... oh no. Ed effettivamente avevo lasciato un bel po' di full art del destino all'interno del raccoglitore. Sicuramente qualcuno avrà scritto LON a pagina Icchia, se ne hai dimenticata una perché sei imbecille daltonico e tutte cose. È interamente probabile, figlioli, interamente probabile. Ma non penso ci siano full art che valgano meno di 40 euro. Peccato non poter mettere le full art direttamente
in prima pagina e sarebbe molto molto più comodo poterle riordinare in quel modo. Spero vivamente che non ci siano doppioni adesso, perché davvero mi incocchio come non ci fosse un domani. Ci ho messo decisamente troppo a riordinare il tutto, ma va bene così, figlioli, va bene così. Ascolta, ma Franco, che riordina il magazzino, sei tu? Adesso mi scusi, e dopo un po' mi somigliate tutti, e i Franco sono molto simili tra di loro. Ad ogni modo, dicevo, gente, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Aspetta, lo sento che ne ho dimenticata una nel Tetramon Standard. Eccolo qua, un Nimbus Strike, e credo che sia l'unica. Mi sa che l'avevamo trovata sul finale dell'episodio. Aspetta un secondo, perché mi ricordo di sti Nimbus Strike, ne ho trovati tanti. Non ce la faccio più, veramente, in questo modo. Aspetta, ok, questa era una luccicosa e una normale, e che li abbiamo messi vicini, e quindi ti sale il complotto internazionale. Ma direi un'altra giornata di onesto lavoro. Non la concludo nemmeno, va bene così, siamo pieni in zeppi di soldi. Figlioli, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Il negozio è più bello che mai, siamo riusciti anche a relegare dei clienti nel magazzino. Poi vedo se magari mettendo i tavoli così invece che colà, magari guadagniamo qualche centimetro quadrato. Sì, potrei sfruttare meglio lo spazio, ma poi non se passa più. Già non mi piace avere clienti in magazzino che ogni tanto ti palpeggiano le scatole, li trovi là dietro che stanno a fare l'amore. È un po' un casino, i clienti grufolano o con le carte o con altri clienti, lasciamo stare. Ad ogni modo, nei commenti fateci sapere cosa ne pensate, vero potenziale Franco? Una voglia di vivere che saltami addosso. Lasciate un bel mi piace, altrimenti rischiamo che l'assistente trovi qualche altra full art. Non possiamo andare avanti in questo modo. Non possiamo lasciare che l'assistente vinca. Volevo solo metterti centrato, ciccio. Ma quando mai nella vita? E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!